Ciao, grazie. Grazie, alla prossima, grandissimi. Stavo ringraziando tre persone che mi hanno accompagnato qui, mi hanno fatto atterrare nel mondo di Dago. E sono Ali, Roberto Venturini di Okusai Bar e Andrea di Canno TV, che grazie alla loro splendida live in cui hanno parlato di Dago, di questo personaggio, facendomi capire un po' chi è, insomma, le varie pubblicazioni che ci sono in edicola, sono riuscito a orientarmi. In realtà qualche anno fa avevo preso questo fumetto, però non sapevo che era un fumetto in continuity, non sapevo com'era organizzato, e verso metà fumetto l'ho posato, pensavo che non facesse per me. Invece, ragazzi, devo dire che mi sono dovuto ricredere. È un fumetto veramente interessante, intellettualmente mi stimola molto. E ora scopriamolo insieme dopo la sigla. Allora, il fumetto di cui vi parlo è il mensile che pubblica gli inediti di Dago, questo qua che è il numero 298, è uscito il 14 settembre 2021, ancora lo trovate in edicola. Anno 27, un mensile dell'editoriale Aurea che costa 3,50 €. Sono 98 pagine in bianco e nero. Non mi dilungo su tutte le varie pubblicazioni che ci sono perché Andrea mi ha spiegato che ne esistono addirittura 14 e supera addirittura Tex come pubblicazioni in edicola, come ristampe, ecco, più che altro. Quindi potete capire che è un personaggio che è abbastanza letto dagli italiani. Questo titolo Maremma Amara mi ha incuriosito, ho cercato anche a che cosa si potesse riferire Maremma Amara, forse gli autori si sono anche ispirati a una canzone popolare risalente ai primi dell'Ottocento. Ora, quando vi farò vedere le immagini, metterò questa musica in sottofondo perché si trova proprio nella pagina di Wikipedia, quindi io me la metterò di sottofondo, non parlerò, vi dirò adesso qualcosa sul fumetto e poi vi farò vedere le tavole. La storia è scritta da Nestor Barron e disegnata da Dante Frias. La Maremma, lo sapete tutti, è una regione, una vasta regione geografica che coinvolge sia la Toscana che il Lazio. In questo caso è più ambientato dalla parte del Lazio, perché vedremo appunto Dago arrivare a Roma. E il bello di questi fumetti, perché vi ho detto che intellettualmente mi stimola, perché Dago essenzialmente nelle sue avventure e conosce o fa conoscenza di personaggi storici realmente vissuti. In questo caso si parla di Tullia, perlomeno compare insieme a lui in questa avventura, che l'avete anche qui, Tullia d'Aragona, che io non sapevo chi fosse, ho fatto anche in questo caso una ricerca, e ho scoperto che era una cortigiana, ma non solo, è una poetessa e un intellettuale, risalente ai primi appunto del 1500, ha vissuto nella prima metà del 500 e gestiva un circolo diciamo culturale a Roma. Ora vi faccio vedere anche poi dentro un cartello, non so se questa qua è stata inventata dall'autore o esisteva veramente questo cartello che era appeso fuori nella sua casa. Poi ve lo indico col dito perché poi quando metto la musica non parlerò. E quindi ricordatevelo questo particolare, vi lascio poi il tempo di leggere appunto la vignetta, il disegno. E quindi, ragazzi, in questa avventura troveremo sia Dago che Tullia d'Aragona, ed è una storia incentrata su un uomo che gestisce questa una regione, una parte di regione della Maremma che si chiama Flaminio Mini. È un personaggio abbastanza pazzoide che ha al suo servizio degli stradioti, che sono dei mercenari provenienti dai Balcani, prevalentemente albanesi, quindi ha questa, diciamo, questa forza armata, e sottomette la popolazione che è lì del luogo, quindi impone delle tasse molto pesanti che poi questi uomini vanno a riscuotere, e la gente cerca in qualche modo di ribellarsi. In tutto ciò si ritrova Dago, in modo direi anche casuale, per via di una vecchia che poi vi farò vedere qui, che secondo me è rappresentata molto bene, e questa vecchia, ragazzi, rappresenta appunto la Maremma.
dal mio punto di vista, è l'incarnazione della Maremma Mara. Infatti, questa vecchia continua a cantare questa cantilena, e grazie a lei poi riusciranno, insomma, a sovvertire questa situazione con questo signorotto di questo Flaminio Mini. Riuscirà perché lui è un po' pazzoide, ma vedrete che poi, alla fin fine, quello che mi piace di questo fumetto è anche che i personaggi non sono bidimensionali, non ci sono personaggi buoni e personaggi cattivi. Per esempio, questo Flaminio Mini ha al suo servizio un tale Elia Dardan. Questo Elia Dardan inizialmente viene tratteggiato come un personaggio cattivo che esegue gli ordini di Flaminio, fa impiccare un suo stesso stradiota con cui avevano combattuto insieme, perché esegue gli ordini appunto di questo Flaminio Mini. Ma poi scopriremo, ragazzi, che ha anche lui un lato positivo. Quindi mi è piaciuto queste sfaccettature da parte anche della stessa Tullia d'Aragona, perché lei sì è una cortigiana, ma si concede solamente a chi vuole lei, prende un po' in giro, e devo dire che è una donna molto intelligente, anche nel linguaggio che vedrete qua all'interno del fumetto si esprime molto bene, è molto astuta e escogiterà un piano insieme a Dago veramente geniale. Va bene ragazzi, allora vi faccio vedere le tavole col sottofondo musicale. Allora, anche se i disegni non sono eccelsi, devo dire che mi hanno coinvolto parecchio, soprattutto quei primi piani, soprattutto il primo piano anche della vecchia Sofia, ecco, non vi ho detto il nome di questa signora anziana, e li ho trovati ben fatti. Devo dire che dei disegni anche funzionali alla trama, mi sono anche un po' dovuto adattare, ma questo era un problema che avevo forse fa parte proprio del fumetto argentino, in cui ci siano veramente dei cambi repentini diciamo di visuale. Si passa da un posto a un altro, non, senza diciamo, un intermezzo. Quindi di che vediamo magari Dago che sta parlando con Tullia in una situazione, subito dopo li ritroviamo per esempio a letto, e nella pagina dopo ci ritroviamo in un'altra situazione. Quindi bisogna fare anche un po' uno sforzo di memoria, no di memoria, direi di inventiva nell'immaginarsi anche quell'intermezzo che non viene rappresentato nel disegno. Credo che faccia parte, che sia proprio una caratteristica del fumetto argentino, ma devo dire che se lo leggete una prima volta e poi lo leggete una seconda volta, coglierete tanti particolari. A me piace rileggere più volte il fumetto, perché al secondo passaggio si notano tante, anche nelle discussioni che fanno i personaggi. Lo si gode di più, secondo me. Allora, un'ultima curiosità che mi ero dimenticato a dirvi su Tullia d'Aragona è che lei credeva nella parità tra uomini e
e donne, quindi ancora di più, un personaggio che mi è venuto a simpatia. Allora, ragazzi, il prossimo numero uscirà il 14 ottobre. Vedete qui Furiosa e Fauci della follia. È scritto da Nestor Baron e disegnato stavolta da Sergio Ibáñez, che mi ha detto che i disegni sono più belli di quelli di Dante Frias, disegni che comunque io ho apprezzato, come vi ho già detto. Ogni episodio è a sé stante, è slegato, non c'è in questo momento una continuity in questi inediti che escono, non si sa come da così sposti da un posto all'altro. E perciò, ragazzi, io ve lo consiglio perché io ho iniziato da questo numero, non ho avuto assolutamente nessun problema a capire chi fosse Dago o a godermi la storia. E quindi sono curioso anche di leggere questo seguito. E quindi sicuramente, ragazzi, ci ritroveremo qui per parlare ancora di Dago. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, come sempre, con un'altra recensione scarsa. Ciao!